Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo un'idea per una cena o anche per una gita fuori porta, un gâteau di zucchine e patate al forno. Per questa ricetta utilizzerò 400 g di patate lesse, 2 uova, 150 g di scamorza secca, 500 g di zucchine, 80 g di prosciutto cotto a cubetti, 80 g di pancetta, sale, 20 g di formaggio grattugiato e pane grattugiato quanto basta. Spunto e grattugio le zucchine precedentemente lavate. Sbuccio e ricavo la purea di patate. Dopo aver unito le patate e le zucchine, aggiungo i restanti ingredienti ad eccezione del pane grattugiato, quindi aggiungerò le uova, i salumi, il formaggio, la scamorza tagliata a cubetti, aggiusto di sale. Dopo aver unito gli ingredienti, il composto presenta una consistenza che a me piace, quindi non aggiungerò altro. Però se si presenta troppo fluido potete aggiungere del pane grattugiato, viceversa se troppo compatto potete aggiungere un uovo. Trasferisco il composto in una tortiera del diametro di 22 cm che ho precedentemente rivestito con carta forno. Cospargo la superficie con abbondante pane grattugiato ed inforno in forno caldo a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete la notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi! Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi mostreremo la nostra ricetta dei muffin alle zucchine. Gli ingredienti sono 250 g di farina, 150 ml di latte, 50 ml di olio extravergine di oliva, più altro olio quanto basta per cuocere le zucchine, 70 g di scamorza secca, 2 uova intere, uno scalogno, 200 g di zucchine, 15 g di lievito per torte salate e un pizzico di sale. Iniziamo spuntando la zucchina, lavandola sotto l'acqua corrente e poi tagliandola a rondelle o se preferite anche a julienne.
Ora puliamo e sminuzziamo la cipolla, poi la faremo imbiondire in una padella con 2-3 cucchiai di olio. Dopo poco aggiungiamo le zucchine, le aggiustiamo di sale e le facciamo saltare in padella per qualche minuto. Abbiamo appena spento le zucchine, adesso le facciamo raffreddare leggermente. Mentre le zucchine si raffreddano, noi procediamo con la preparazione degli altri ingredienti. In particolare prepariamo quelli secchi unendo alla farina il lievito per torte salate e il pizzico di sale. Mescoliamo e mettiamo da parte. In un'altra ciotola invece prepariamo la parte liquida del composto, ossia le 2 uova sbattute, il latte e l'olio. Amalgamiamo leggermente, poi iniziamo ad incorporare un po' alla volta la farina. Ed ecco come si presenta il composto dopo aver incorporato tutta la farina. Non eccessivamente fluido e soprattutto deve essere liscio. Concludiamo aggiungendo le zucchine e la scamorza tagliata a cubetti. Amalgamiamo il tutto. Ora riempiremo i pirottini. Ovviamente non ci fermeremo fino al bordo, ma lasceremo un po' di spazio. Inoltre noi stiamo usando dei pirottini in silicone, quindi non abbiamo bisogno di ungerli, però se usate quelli in alluminio o eventualmente anche quelli di carta potete spennellarli con un po' di olio. Inforniamo i nostri muffin in forno caldo preriscaldato a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Ed ecco i nostri muffin appena sfornati. Ora aspetteremo che si raffreddino bene prima di sformarli. Ebbene amici, con questo breve video Margi vi saluta e vi aspetta sul sito www.passionericettedimargi.com e sulla pagina Facebook Ricette di Cucina. Alla prossima! Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo una torta salata velocissima realizzata con la pasta sfoglia e con le zucchine. Per questa ricetta utilizzerò 200 g di ricotta fresca, 50 g di pasta filata, 2 o 3 uova, 250 g di zucchine, sale, formaggio grattugiato, alcune foglie di menta e un rotolo di pasta sfoglia rotonda. Inizio spuntando e grattugiando la zucchina. Aggiungo alle zucchine grattugiate la ricotta. La pasta filata precedentemente tagliata a cubetti. Formaggio. Aggiungo inizialmente 2 uova. Con 2 uova ho ottenuto una
consistenza che a me piace, quindi mi fermo e non aggiungo il terzo. Concludo con un po' di sale e le foglie di menta. Srotolo la pasta sfoglia, io utilizzerò una rotonda e trasferirò tutto, compresa anche la carta forno che è uscita nella confezione, in una tortiera del diametro di 22 cm. Con una forchetta bucherello il fondo della sfoglia. Ed ora non mi resta che trasferire il ripieno. Ed ora non mi resta che infornare in forno caldo a 200 gradi per circa 30 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento ed iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi! Per preparare le nostre zucchine ripiene ci occorrono ovviamente delle zucchine che abbiamo già lavato e abbiamo eliminato le punte esterne. Se ovviamente se sono troppo grandi potete anche suddividerle, io ho fatto ad esempio così con questa che era un'unica zucchina e ho diviso a metà. 300 g di carne macinata, 100 g di mozzarella fresca, un uovo, del prezzemolo, ovviamente sale e olio. Facciamo bollire le zucchine per 10 minuti. Aggiungiamo nell'acqua un pugno di sale grosso. Questa operazione ci consentirà di cuocere poi più velocemente le zucchine in forno e anche di scavarle più semplicemente. Potete anche evitare questa operazione, però allunghereste poi i tempi di cottura. Mentre le zucchine cuociono, noi andremo a preparare la farcitura. Quindi mettiamo la carne macinata in un contenitore più grande, ci aggiungiamo l'uovo, del prezzemolo fresco tritato, la mozzarella tagliata a pezzetti piccoli, se vi piace potete anche aggiungere un po' d'aglio a pezzetti piccolini e mescoliamo il tutto. Aggiungiamo ovviamente anche un po' di sale alla carne. Possiamo anche utilizzare le mani. Quando le zucchine si saranno cotte, passatele velocemente sotto l'acqua fredda per mantenere il colore verde della zucchina e andremo a tagliarle a metà.
come vedete sono ancora molto croccanti, quindi andremo a scavarle lasciando un po' di bianco al bordo. Con delicatezza, non rompete il guscio. Ed ecco pronta la zucchina per essere riempita. Recuperiamo anche parte di quello che abbiamo tolto da mettere all'interno della farcitura. Quindi ne facciamo pezzetti piccoli. E le aggiungiamo. Ovviamente la farcitura sarà in eccesso, non preoccupatevi, vi farò vedere cosa ne faremo di quella che avanzerà. A questo punto non ci resta che iniziare a riempire le nostre zucchine. Con l'impasto che avanza semplicemente andremo a preparare delle polpettine. Ricordate che in cucina non è ammesso lo spreco. Se volete rendere croccanti la superficie delle vostre zucchine, potete anche utilizzare un po' di pane grattugiato. In questo modo. Io lo utilizzerò soprattutto per ripassare le mie polpettine. Posizionate quindi le zucchine ripiene in una teglia e con un goccio d'acqua sul fondo e un po' di olio sulla superficie. Ho utilizzato l'olio extravergine di oliva ed inforniamo adesso per 25-30 minuti a 180 gradi. Ed ecco le nostre zucchine lunghe ripiene appena sfornate. Vi salutiamo, alla prossima ricetta, ciao a tutti! Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo una sfiziosa idea che va gustata fredda ed è adatta per arricchire antipasti, buffet o anche come secondo piatto. Inizio la ricetta preparando le patate e le zucchine, perché non potrò usarle quando sono calde, quindi avrò bisogno di un po' di tempo per farle intiepidire. Trasferisco in una pentola piena d'acqua 200 g di patate, metto sul fuoco e le faccio lessare. Ci vorranno circa 30 minuti, il tempo dipende essenzialmente dalla grandezza delle patate. Per accertarmi della giusta cottura, infilzo con una forchetta e se questa entra facilmente, le patate sono pronte. Quindi spengo, raccolgo con un colino e faccio intiepidire a temperatura ambiente. Nel frattempo preparo le zucchine. In questa ricetta ne utilizzerò 350 g. Spunto e lavo la zucchina. La divido in due parti. Metà la taglio a rondelle. L'altra la grattugio. In una padella antiaderente faccio imbiondire mezza cipolla con un po' di olio e aggiungo le zucchine a rondelle. Aggiusto di sale e faccio cuocere per circa 10 minuti, poi lascio raffreddare. Quando le patate sono fredde, elimino la buccia e le passo in uno schiacciapatate. Unisco anche le zucchine grattugiate.
A questo punto realizzo il rotolo. Aggiungo gradualmente le uova fino ad ottenere un composto fluido. Inizio con 4 e poi mi regolo successivamente. Dopo aver aggiunto 5 uova, unisco 15 g di formaggio e un pizzico di sale. Trasferisco il composto in una leccarda rivestita con carta forno, precedentemente bagnata e strizzata. Livello con la spatola ed inforno in forno caldo a 170 gradi per 40 minuti. Per la giusta cottura potete spegnere quando la superficie si è leggermente dorata. A cottura ultimata tolgo dalla leccarda, stacco leggermente i bordi e avvolgo il rotolo con uno strofinaccio pulito. Lascio raffreddare. Quando il rotolo è ben freddo, preparo la farcitura e la copertura. Trasferisco in un robot da cucina 400 g di ricotta, 100 g di robiola e 10 ml di latte. Frullo fino ad ottenere una crema liscia. Riprendo il rotolo, taglio i bordi e lo trasferisco su un nuovo foglio di carta forno. Stendo la crema appena preparata, lasciando i bordi liberi. Aggiungo del prosciutto cotto e della rucola. Avvolgo il rotolo su se stesso, partendo dal lato più corto, e lo metto in frigo per un'ora per farlo compattare. Trascorso il tempo necessario, riprendo il rotolo e concludo la copertura, utilizzando la restante crema, le zucchine tagliate a rondelle e alcune foglie di rucola.